Chiara, qual è il risultato che lascia io alla comunità di Milano e ci sono di Milano Alta Verde? Principalmente il coraggio unito ad una tenacia e ad una delicatezza con cui ha sviluppato le diverse fasi della sua vita, alternando grandi difficoltà a momenti anche di grande ironia e fondamentalmente una poesia che la ricorda non solo a Milano ma in tutto il mondo. Ecco, la poesia di Anna Merini è la poesia della dolcezza ma anche dell'amore e contemporaneamente della malinconia. Credo che una persona che abbia vissuto le sofferenze che ha vissuto Alda Merini difficilmente possa insistere su una dimensione di gioia e di serenità. La può avere come ambizione, può perseguirla, però deve parlare di ciò che conosce, di ciò che ha sperimentato, per cui questa malinconia di fondo è quanto le apparteneva, pur sapendola superare, ripeto, attraverso una grande fortuna per lei, una fede nella poesia stessa. Possiamo dire che proprio leggendo la poesia di Alda Merini per una donna è più difficile? Una donna si sente protetta e nello stesso tempo strattonata dalla poesia di Alda Merini. Ovviamente non si può generalizzare il tutto perché diverse sono le componenti che vanno a formare l'individuo femminile, oltretutto ancora più sfaccettato. Però credo che proprio in quello scossone che si può ricevere leggendo la poesia di Alda Merini si possa trovare quel nucleo su cui creare una nuova vita. Un'ultima domanda te la faccio proprio in modo personale. Che cos'è e chi è per te Alda Merini? Un esempio di donna, un esempio che ha vissuto la sua libertà quando ha potuto disporne ovviamente in maniera totale, senza sovrapposizioni sociali, che ha saputo rinunciare a tanto, ma che ci ha dato tutto quello che poteva darci con grande generosità.